Ben ritrovati, questa puntata dedicata ai libri antichi parliamo di un'opera straordinaria, edita nella fine del 1800, un'opera rara, prestigiosa, che oltre ad avere un grandissimo valore letterario, conserva anche un valore storico, artistico importante. Si chiama Floréal e l'autore è Armand Silvestre. Splendida legatura in pelle, i piatti sono inquadrati da un ricchissimo ed elaborato fregio floreale. Questa edizione è splendidamente illustrata dall'artista George Kane e presenta decorazioni in diversi colori, bianco e nero, verde, rosso, persino malva e seppia. Al contropiatto l'ex libris del principe Constantin Radziwill con stemma nobiliare. Floréal proviene dalla biblioteca di Ermenonville, storica dimora della famiglia dei marchesi de Girardin, famosa per essere stata teatro della morte del filosofo Rousseau, sepolto nel parco del castello. Venduto all'asta, fu comprato nel 1878 da Marie Charlotte Ansel, che lo diede in dote alla figlia, che divenne poi moglie del principe Constantin. Il figlio della coppia reale, Léon, fu caro amico di Marcel Proust e si crede principale modello per la figura di Robert de Saint-Loup nella Recherche. L'opera è dedicata a Mademoiselle Sybil Sanderson, famosa soprana americana, tra le interpreti preferite di Massenet, autore dei due spartiti musicali riportati alla fine del volume. Floréal, oltre che essere una opera esteticamente bellissima, ha anche il merito di proiettarci direttamente nei salotti culturali della fine dell'Ottocento, luoghi privilegiati in cui l'arte, la letteratura, la cultura si incentivavano, si diffondevano, dove nascevano spesso lì nuove correnti di pensiero. Floréal è frutto di menti di vari artisti che hanno messo all'opera la propria arte in modo diverso per realizzare questa composizione meravigliosa. L'autore, Armand Silvestre, Floréal è stata l'ultima sua composizione, e poi l'illustratore George Kane, la prefazione di Jules Claritier, che è stato il direttore della Comédie Française, e poi c'è il compositore Massenet, autore degli spartiti che trovate alla fine del volume. Quest'opera pregiata è conservata all'interno della nostra vetrina presso il negozio di Cambiago. Si può visionarla dal vivo previo appuntamento.